Bene, buonasera a tutti. Questa sera abbiamo il terzo incontro di questi sulla sostenibilità. Parlerà Margherita Venturi, che è socia della nostra Accademia è stata molto tempo nel Dipartimento di Chimica Giacomo Chamichan, dove ha, fra l'altro, organizzato delle interessanti manifestazioni come scienze e società, riflessione su scienze e società, e poi anche per conoscere la chimica, dove ha messo, diciamo, in piedi uno spettacolo che si chiama Suoni, luci, colori e altri effetti speciali, che è proprio molto bello, e che è stato presentato da questo gruppo presso molte università italiane. Ecco, Margherita insegna fondamenti di didattica della chimica presso la laurea magistrale in chimica industriale e la laurea magistrale in didattica e comunicazione delle scienze naturali. Cosa molto importante, presiede da qualche mese la divisione didattica della Società Chimica Italiana. Quindi le passo la parola e grazie, Margherita. Grazie mille Vincenzo della introduzione e grazie a tutti di essere qui e buon pomeriggio. Ecco, è un grandissimo onore per me chiudere questa serie di tre conferenze dedicate alla sostenibilità ecologica e scusatemi, provo a condividere lo schermo. Lo vedete? Sì, perfetto. Vedete tutti, mi sentite? Perfetto, grazie. Ecco, dicevo, è un gran onore per me, però è anche un onere non da poco, perché è difficile stare al livello dei due eccellenti relatori che mi hanno preceduto. Devo dire che facilita un po' questo mio compito l'argomento che ho scelto, cioè la tavola periodica, perché è un argomento in cui i chimici si trovano abbastanza a proprio agio, devo dire, sono abbastanza congeniale con i chimici. Ora, specificatamente, io oggi vi parlerò del rischio che, dovuto al nostro progresso, che alcuni, non pochi, elementi scompaiono dalla tavola periodica. Un rischio che non possiamo assolutamente correre, perché avrebbe delle gravissime conseguenze per tutti noi, ma avrebbe anche delle gravissime conseguenze dal punto di vista culturale. E proprio per chiarire questo aspetto, permettetemi di spendere qualche parola su questo documento, la tavola periodica, su questo meraviglioso documento che ha praticamente rivoluzionato la scienza e non solo la scienza, come vedremo, e al quale l'UNESCO ha dedicato il 2019, proprio per celebrare i 150 anni dalla nascita della tavola periodica avvenuta appunto nel 1869. Ora, come potete capire, il 2019 per i chimici è stato un anno molto importante, ma è stato un anno anche molto impegnativo, perché i chimici sono stati chiamati ovunque a parlare di questo documento e a parlarne anche di fronte ad un pubblico generico. E allora devo dire che la domanda più frequente che mi ha fatto il pubblico è stata: ma perché dedicare un intero anno a questo documento, alla tavola periodica? Per quale motivo? Ecco, le ragioni sono tantissime, però la ragione che io ho portato più frequentemente e la risposta, diciamo così, che ho dato più frequentemente è che in pratica questo documento è stata la risposta ad una domanda molto antica, una domanda che forse l'uomo si è sempre fatto: di che cosa è fatta la materia? Quali sono le entità ultime che costituiscono tutto intorno a noi, dentro di noi, quindi le stelle, i pianeti, gli esseri viventi e non viventi. Ed infatti, nel documento redatto dall'UNESCO proprio a supporto delle celebrazioni, a un certo punto si legge:
che la tavola periodica è un documento che ci spiega come è fatta e come funziona la materia, sulla Terra e nell'universo, quindi ovunque. Ma non solo, è un documento che cattura l'essenza della natura. Quindi in definitiva direi che la tavola periodica è il linguaggio stesso della natura. E questo, capite, è più che sufficiente per dedicare un anno a questo documento. Però non è tutto qui, perché occorre fare un'altra considerazione. L'importanza di una scoperta scientifica può essere valutata in base ai diversi tipi di pubblico che sono interessati. Quindi i ricercatori che lavorano nella disciplina propria della scoperta, i ricercatori che lavorano in discipline affini e anche il pubblico che non è direttamente coinvolto nella scienza. E quindi da questo punto di vista, insomma, tavola periodica può essere sicuramente considerata una scoperta molto importante. È fondamentale per la chimica perché raccoglie in maniera concisa, in maniera semplice, ma direi anche in maniera molto elegante, buona parte delle conoscenze chimiche. È un po' il marchio di fabbrica, l'icona della chimica, ma interessa anche gli astronomi che vogliono sapere come si sono formate le stelle, da quali elementi sono costituite, i biologi che nella tavola periodica ritrovano gli elementi che sono alla base della vita, i geologi che vogliono sapere la quantità e la distribuzione dei vari elementi sul nostro pianeta, i fisici che nella tavola periodica scoprono la natura e le interazioni fra le particelle subatomiche. Di recente poi la tavola periodica ha anche stuzzicato l'interesse dei matematici, che nel 2012 hanno elaborato l'equazione matematica che descrive la legge periodica. Quindi capite, sicuramente la tavola periodica è estremamente importante dal punto di vista scientifico, per quanto riguarda le discipline scientifiche. Ma la sua notorietà va ben oltre la scienza, perché la sua forma è usata, è stata usata ed è ancora usata per ordinare le cose più disparate. I nomi dei presidenti degli Stati Uniti, i prodotti della tecnologia dell'informazione, i vari tipi di carne, i vini, le varie razze di gatti, le compagnie aeree. E trovate anche tavole periodiche per ogni necessità, una tavola periodica che possiamo definire del quotidiano, in cui vengono evidenziati gli elementi che incontriamo quotidianamente, insomma, nella nostra vita, nella vita di tutti i giorni. Una tavola periodica in cui al posto dei simboli sono rappresentati dei disegni che ci dicono dove possiamo trovare quell'elemento oppure le sue applicazioni più importanti. Tavola periodica degli alchimisti. E poi questa splendida tavola periodica, in cui i simboli degli elementi chimici sono usati per evidenziare i grossi e gravi problemi della nostra attuale società. C per cambio climatico, N per armi nucleari, XE per xenofobia, PT per prostituzione infantile e FR per frode e così via. Quindi, insomma, penso che si possa sicuramente dire che la tavola periodica ormai invade ogni campo. E tanto è vero che troviamo addirittura tavole periodiche che si possono indossare, tavole periodiche che abbelliscono gli ambienti della nostra casa, tavole periodiche che ci accompagnano al lavoro, nei nostri momenti di riposo, al tempo libero, durante il tempo libero, e anche tavole periodiche di cioccolata che quindi addolciscono la nostra bocca, e anche, se volete, tavolini a forma di tavola periodica. Quindi, insomma, ormai la tavola periodica ha invaso ogni campo e riguarda tutti,
non solo gli scienziati. E quindi, in base a quello che ho detto prima, può essere sicuramente considerata una scoperta molto importante. Anzi, come ha detto Oliver Sacks, la scoperta più importante nella storia della scienza, perché ogni cosa ha trovato il suo posto. E questo è sicuramente vero, però trovare questo ordine non è stato facile, eh? Ha richiesto una grande fatica, ha richiesto tempo, ha coinvolto moltissimi scienziati, tra i quali però, la storia la sapete, ne è uscito vincitore Mendeleev, che appunto è considerato il padre della tavola periodica. Ha vinto Mendeleev perché? Beh, i motivi sono tantissimi. Dal mio punto di vista, la cosa più importante è che Mendeleev è stato l'unico al suo tempo a usare la tavola periodica in maniera predittiva. E ciò l'ha fatto lasciando dei buchi in appropriate posizioni della sua tavola per ospitare elementi a quel tempo ancora non conosciuti, e ne ha anche predetto le proprietà e non è quasi mai stato smentito. Quindi Mendeleev ha avuto quella geniale idea di capire che la tavola periodica è un documento vivo, un documento che continua a crescere con la scoperta o la sintesi di nuovi elementi. Ecco, a dire la verità, tavola periodica, questo documento, diciamo, anche se ancora non esisteva come tale, in realtà ha cominciato a popolarsi molto prima del 1869, possiamo dire a partire dal 1718, che è l'anno in cui furono scoperti i primi elementi. È una storia meravigliosa che copre 300 anni e che è riportata in un video, qui vi ho portato il link, che dura 99 secondi. Ecco, io ho preso qualche fotogramma da questo video. Come vedete, questa è la partenza, 1718. Pochi e sparuti elementi, che sono rimasti più o meno così in circa 100 anni. E questa è la situazione nell'anno di nascita della tavola periodica. Da poi di allora la tavola periodica ha cominciato a popolarsi in maniera sempre più veloce, soprattutto da quando gli scienziati hanno imparato a sintetizzare nei loro laboratori elementi che non esistono in natura, elementi artificiali. E così arriviamo alla situazione di oggi. 118 elementi, tutti belli ordinati, vedete, non c'è un buco, situazione perfettamente simmetrica, con 118 elementi. Ecco, fra questi il 101 è stato dedicato a Mendeleev, infatti si chiama Mendelevio. Ecco, un riconoscimento dovuto, mi viene da dire un po' tardivo, perché ciò è avvenuto solo nel 1955. Ecco, ma chi ha contribuito a far crescere la tavola periodica? Ecco, la storia della chimica, la storia della scienza è piena di nomi notissimi per quanto riguarda il contributo alla tavola periodica. Io qui vi faccio una carrellata velocissima di alcuni nomi più famosi. Vedete, Berzelius, Hevi, Bunsen, Kirchhoff, fino ad arrivare a più recenti come Emilio Segret, uno dei ragazzi di Via Panisperma, che ha aggiunto nella tavola periodica nel 1937 il tecnesio, per arrivare poi al padre dell'ultimo elemento della tavola periodica, il 118. Allora, qui mi viene da fare una domanda, ma le donne dove sono? Sono solo gli uomini che hanno contribuito a far crescere la tavola periodica? Le donne non sono state coinvolte in questo lavoro? Beh, sicuramente un nome viene in mente a tutti ed è quello di Marie Curie. Ma oltre a lei, insomma, c'è poco da sguazzare, perché andando a consultare i sacri testi trovate a fatica solo un altro nome, che è quello di Marguerite Perrey, che è stata meno fortunata di Marie Curie perché il suo lavoro non è stato considerato degno del premio Nobel.
Però vi garantisco che ci sono molte altre donne che hanno avuto sorte ancora peggiore. Molte altre donne che hanno lavorato per far crescere la tavola periodica, ma che collaborando con colleghi uomini sono state totalmente dimenticate. Si tratta del cosiddetto effetto Matilda, che termine che è stato ideato da questa storica della scienza americana e ripreso dal nome di un'attivista altrettanto famosa e americana, che nel 1833 ha pubblicato un saggio in cui racconta appunto che nonostante molte donne abbiano ottenuto dei risultati scientifici importanti, sono rimaste assolutamente nell'anonimato. Ecco, le donne della tavola periodica però fortunatamente adesso hanno avuto il loro riconoscimento con la pubblicazione di questo libro nel 2019, un libro che consiglio a tutti di leggere perché un libro molto bello, soprattutto agli uomini, devo dire. Ora, questa è la tavola periodica ufficiale, quella pubblicata dalla IUPAC. La IUPAC è l'organismo che impera su tutti i chimici, come voi sapete. Ecco, però, i chimici e gli scienziati in genere hanno, oltre a questa versione ufficiale, se volete, della tavola periodica, hanno sviluppato altre versioni nel tentativo proprio di mettere in evidenza meglio e più chiaramente quella che è la legge periodica che è alla base di questo documento. Allora trovate una tavola periodica estesa, trovate una tavola periodica che è basata sul riempimento degli orbitali atomici. Nel 2019 poi Polyakov, un esperto proprio di tavola periodica, ha pubblicato questa tavola periodica che è totalmente capovolta sottosopra, e questa sua necessità, diciamo così, deriva dal fatto che secondo lui molte proprietà periodiche crescono proprio dal basso verso l'alto, e soprattutto anche gli elettroni riempiono gli orbitali proprio di energia più bassa, quindi partendo dal basso, come l'acqua riempie un bicchiere. Ma sempre gli scienziati hanno anche sviluppato tavole periodiche con forme esotiche, belle, affascinanti, come queste. Addirittura una tavola periodica sferica, che però non funziona, tavole periodiche con forme piramidali, e poi nel 2019, che è stato un anno veramente molto fecondo per la tavola periodica, è stata pubblicata questa tavola periodica, che è molto molto interessante. È stata pubblicata da Leukems, è un po' simile a quella che ci ha fatto vedere Vincenzo lunedì. Ecco, questa potrebbe essere definita la tavola periodica quantitativa, o se volete una sorta di carta d'identità chimica del nostro pianeta, della Terra, perché i 90 elementi chimici naturali sono riportati in questa tavola periodica con delle caselle la cui dimensione è proporzionale alla disponibilità, alla quantità dei vari elementi, di questi elementi sul nostro pianeta. Ecco, vedete, molte caselle sono piccole. Questo ci dice che, insomma, dovremmo usare questi elementi con cautela, con intelligenza. Ecco, in realtà questa è una cosa che non ci entra in testa, perché noi abusiamo di tutto ciò che il nostro pianeta ci mette a disposizione e non vogliamo capire, dimentichiamo che il nostro pianeta è finito e quindi le risorse sono finite e che la materia che troviamo oggi sulla Terra è esattamente quella che si è formata nei momenti iniziali del nostro pianeta, è quella che il nostro pianeta ha messo nella sua stiva allora. E non se ne può aggiungere altra, perché oltre che essere finito, il nostro pianeta è anche isolato, a parte lo scambio di energia con il Sole, e deve fare con quello che ha, non può andare a chiedere a prestito a nessuno. Ecco, e proprio per avvalorare questo discorso, che facciamo fatica a renderci conto che le risorse sono finite, vi
Vi porto un esempio, proprio per far capire quanto il nostro cosiddetto progresso ci spinga a consumare sempre di più, soprattutto le risorse non rinnovabili. Vi porto un esempio che è molto vicino a noi. Ecco, in una casa prima del 1950 c'erano pochi oggetti e soprattutto fatti di materiale povero, legno, terracotta, un po' di vetro, un po' di rame. Dopo circa 40 anni le nostre case sono diventate molto più ricche, ecco, però tutti gli oggetti che si trovavano in una casa del 1990 contenevano più o meno 20 elementi chimici. Oggi in un solo smartphone voi trovate oltre 40 elementi chimici, cioè in mano tenete praticamente una miniera di elementi preziosi. E l'uso intensivo di così tanti elementi diversi è necessario proprio per far sì che lo smartphone svolga tutte quelle sofisticate funzioni che ci interessano tanto e che ci piacciono tanto. Ecco, nello smartphone abbiamo la cosiddetta intensificazione materiale, che fa sì che praticamente lo smartphone sia una sorta di campionario ambulante della tavola periodica. Vedete, qui, nella tavola periodica quantitativa, sono indicati i principali elementi che costituiscono lo smartphone e sono quelli dove nella casella voi trovate l'icona del cellulare. E allora è facile che sorga la domanda, insomma, ma ci basteranno? Dal momento che lo smartphone è solo uno degli esempi di questa grande intensificazione materiale. Tutto il nostro attuale sviluppo è caratterizzato da questa grande intensificazione materiale. E allora vengo alla preoccupazione, al rischio che se ci sono voluti 150 anni di duro lavoro per apparecchiare la tavola periodica, andando avanti di questo passo molto probabilmente ce ne vorranno molti meno per cancellare gli elementi dalla tavola periodica, per sparecchiarla. Ecco, e il rischio è anche aggravato dal fatto che la maggior parte degli elementi importanti per il nostro sviluppo, progresso tecnologico, sembra quasi una beffa, sono quelli che hanno le caselline più piccole. E quindi capite che con l'uso massiccio che ne facciamo, questi elementi potrebbero esaurirsi in breve tempo, cosa che è evidenziata dal colore della casella in questa tavola periodica, che vi garantisco è veramente una fonte inesauribile di informazioni. Allora, vedete, il verde sta per piena disponibilità, il giallo ci dice sì, che insomma di questo elemento ne abbiamo abbastanza, però dobbiamo stare attenti per il futuro. L'arancione ci dice il rischio per il consumare troppo questo elemento è un pochino più vicino nel tempo. Il rosso e dice allerta grave. Praticamente stiamo già grattando il fondo del barile. Un elemento da bollino rosso è l'elio. L'elio è abbondantissimo nell'universo, però è molto raro sulla Terra, tant'è vero che l'unico modo per ottenerlo è quello di separarlo attraverso distillazione frazionata, le piccole quantità di elio che si trovano miscelate nel gas naturale. Con gli Stati Uniti hanno le più grandi riserve al mondo di elio, però il sistema è andato in crisi e queste riserve sono in vendita, probabilmente il tutto avverrà nel 2023. Recentemente poi è stato scoperto un grande giacimento di elio in Tanzania, però il suo sfruttamento è ancora in forse. Uno potrebbe dire a cosa serve l'elio. Ecco, quando parlavo di queste cose con il pubblico generico, è ovvio che tutti quanti, cioè, per gonfiare i palloncini. È un utilizzo che assolutamente non ho fatto, è un utilizzo che dobbiamo smettere perché consumerebbe in maniera assurda
un elemento che è estremamente importante. Un elemento che per le sue proprietà fisiche uniche, la non infiammabilità, il punto di ebollizione più basso fra tutti gli elementi, ha degli utilizzi importantissimi e molto variegati. Ricordo solo che senza elio non potremo fare la risonanza magnetica nucleare, che è un'analisi usata non solo in ambito della ricerca, ma sempre di più per la diagnostica medica, quindi in ambito medico, molto importante. Ecco, passiamo ora ad un altro elemento, il litio. Il litio, vedete, ha la casellina gialla, che vuol dire che insomma non me ne devo preoccupare così a tempi brevi. Il litio viene prodotto in Australia, in Cina, in Cile, in Argentina, però la più grande riserva al mondo di litio è in Bolivia. 10.000 km quadrati di una salamoia costituita di carbonato di litio, da cui poi per elettrolisi si ottiene il litio metallico. Ecco, il litio metallico che è molto importante per sviluppare le batterie, questo ce l'ha detto Vincenzo. E in effetti le batterie che troviamo nei computer, nei cellulari, ultimamente anche nelle macchine, sono tutte batterie agli ioni litio, che hanno un'efficienza, una potenza veramente incredibile, tanto è vero che il premio Nobel per la chimica del 2019 è andato a questi tre grandi scienziati che le hanno sviluppate e che, come si dice nella motivazione per l'attribuzione del premio, hanno permesso di avere una società libera dai combustibili fossili. Ora, la produzione mondiale del litio è abbastanza elevata, però considerando che per un'auto elettrica occorrono 10 kg di litio, che si cerca di potenziare al massimo lo sviluppo di questo tipo di auto, e che il litio naturalmente ha anche tantissimi altri utili, usi importanti, e capite che è facile pensare che ben presto la casella di questo elemento da gialla possa diventare arancione, quindi darci più preoccupazione. Arancione è poi il colore che caratterizza un altro elemento, il cobalto, con la maggior parte del quale viene prodotto in Congo, e questo è un altro problema che affronteremo dopo. Ora, il cobalto, oltre ai suoi usi ormai tradizionali, assodati da tempo, recentemente viene utilizzato nel catodo delle batterie al litio, e quindi capite, la sua richiesta si è praticamente quintuplicata e continua a crescere. Per cui, insomma, ci sono delle gravi preoccupazioni per quanto riguarda la sua disponibilità a breve termine. E ancora più gravi sono le preoccupazioni che riguardano l'indio, che è un elemento da bollino rosso. Ora, l'indio è un elemento, un metallo molto raro sulla Terra, e tanto è vero che ha rappresentato una specie di curiosità per tantissimi anni, non aveva assolutamente applicazioni. Finché invece da 20 anni a questa parte praticamente è diventato un elemento indispensabile. Da curiosità è diventato indispensabile. Da quando cioè si sono messe in evidenza le caratteristiche veramente speciali di un suo composto ternario con stagno e ossigeno, chiamato itto. Questo composto è alla base di tutti gli schermi, di touch, dei dispositivi elettronici, e quindi se ne sta facendo un uso massiccio, e quindi c'è un gran punto di domanda per quanto riguarda la disponibilità di questo elemento. E veniamo ora ai metalli di transizione. Quelli più importanti dal punto di vista tecnologico hanno caselle piccole caratterizzate dal colore arancione o rosso. E quindi capite, insomma, la cosa desta molta allerta, perché questi elementi sono estremamente importanti come catalizzatori, e poi ultimamente sono diventati anche importanti
sempre di più dal punto di vista medico, dove oltre al cisplatino, che è forse il chemioterapico più antico usato, si fa un uso sempre più massiccio di argento e oro colloidale. E ora veniamo agli elementi delle terre rare. Ecco, vedete, la maggior parte delle loro caselle è verde, quindi non vuol dire, non sono così scarsi come starebbe ad indicare il loro nome. In realtà però è come se lo fossero, è come se lo fossero per alcuni motivi. Primo fra tutti, sono molto diluiti, il che vuole dire che se io voglio ottenere quantità ragionevoli di questi elementi, io devo processare delle grandissime quantità di minerali. E questo naturalmente non è economicamente conveniente nella maggior parte dei paesi. Lo diventa però in quei paesi in cui il salario dei lavoratori è basso, come ad esempio la Cina. E la Cina infatti è il maggior produttore mondiale di terre rare. E quindi la Cina praticamente controlla l'approvvigionamento di questi elementi. E lo sa molto bene, tanto è vero, e questo ce l'ha detto anche Vincenzo, alle terre rare ha eretto questo monumento, in cui si legge in maniera un po' beffarda, mi viene da dire, la casa delle terre rare ti dà il benvenuto. Cioè la Cina ci dice, io posso fare il bello e il cattivo tempo. Io tengo in pugno tutti, perché tutti hanno bisogno di questi elementi. Proprio perché per le loro proprietà ottiche, magnetiche, catalitiche, luminescenti, questi elementi veramente speciali, sono proprietà veramente speciali, questi elementi trovano tantissime applicazioni sia in ambito tecnologico che medico, oltre ad essere indispensabili per poter sfruttare le fonti energetiche rinnovabili. Ecco, poi questa tavola periodica pone un altro problema, direi un problema di coscienza, che riguarda quegli elementi che vengono estratti nelle zone di conflitto e le cui caselle sono indicate, sono annerite, diciamo così, per metà. Si tratta di oro, stagno, tungsteno e tantalio, ma anche del cobalto, che vengono estratti in Congo, nella maggior parte, dove non c'è assolutamente rispetto per l'essere umano, per le persone, dove si lavora a mani nude o con strumenti veramente molto rozzi per 12 ore al giorno, per soli $2, molto meno poi se sono le donne e i bambini che lavorano. Ed è una situazione veramente drammatica. E vi dico solo questo. Si stima che la produzione degli smartphone ad oggi messi in commercio sia costata la vita ad oltre 11 milioni di persone. A parte questa parentesi drammatica, ma secondo me doverosa, ecco, quello che vi ho detto fino adesso mette in evidenza che la tavola periodica, nonostante abbia 150 anni, domina ancora la scena, proprio perché è con essa che deve fare il conto, deve fare i conti, il nostro attuale progresso tecnologico. E allora la domanda è: come fare per fronteggiare proprio il problema di questa disponibilità limitata degli elementi? Come facciamo per non sparecchiare la nostra tavola periodica? Qualcuno dice, andiamo fuori dalla Terra, andiamo a cercarli fuori dalla Terra. E in effetti in molti asteroidi si trovano quantità ragionevoli, direi, consistenti
di quegli elementi preziosi e anche scarsi sul nostro pianeta. Certo è che il costo è veramente molto molto alto, credo che non sia assolutamente un'opzione realistica. Qualcun altro suggerisce di andarli a cercare nel mare profondo e in effetti lì si può trovare del manganese, ad esempio, del cobalto, del nickel. Ecco, forse questa è una soluzione futuribile, però io vi dico comunque una soluzione che avrebbe un grandissimo impatto ambientale. Ecco, e allora se vogliamo rimanere con i piedi per terra, se vogliamo trovare una soluzione in tempi ragionevoli e soprattutto nell'ottica della sostenibilità, l'unica strada che possiamo imboccare è praticamente obbligata, già tracciata, e ce l'ha detto Vincenzo e ce l'ha detto Alessandra. Dobbiamo abbandonare l'attuale economia lineare, l'economia dell'usa e getta, che parte dal falso presupposto che le risorse naturali siano infinite, che io posso usare, posso sprecare, posso fare tutto quello che mi pare, creare rifiuti, continuare a usare i combustibili fossili. Ecco, abbandonare questa economia che ormai non è più sostenibile e passare all'economia circolare, che poi, badate bene, è quella che usa la natura, perché oggi si parla tanto di economia circolare, però dal mio punto di vista è un po' la scoperta dell'acqua calda, perché l'economia circolare è da sempre sotto i nostri occhi. La natura è maestra nell'economia circolare. La natura non fa rifiuti. La natura usa e ricicla tutto. E quindi passare a questa economia che parte dalla giusta considerazione che le risorse naturali sono limitate, che quindi vanno usate con intelligenza, con parsimonia, con cura. Bisogna anche abbandonare i combustibili fossili. E un po' riassumendo quello che ha detto Alessandra ieri, ma anche Vincenzo lunedì, insomma, se io voglio passare a questa economia, io devo seguire alcune parole chiave che sottintendono a delle azioni ormai ineludibili che noi dobbiamo intraprendere. E la prima parola chiave è sostituire. Sostituire cosa? Beh, prima di tutto, come ci ha detto Vincenzo, sostituire i combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili, e in particolare l'energia solare. Ma avendo un occhio alla tavola periodica, anche sostituire elementi scarsi con elementi più abbondanti. E per esempio il platino, che è un elemento critico, come vi ho detto prima, e che è molto importante come catalizzatore, potrebbe essere sostituito dal grafene, che è uno strato monatomico della grafite. Altro esempio riguarda l'indio, che appunto è un elemento molto difficile da estrarre, un elemento molto raro, che è molto usato sotto forma di ito. Ecco, bene, una valida alternativa al ito pare possa essere un ossido di calcio e alluminio, che sono due elementi che sono molto abbondanti sulla crosta terrestre. Ma naturalmente sostituire anche i processi industriali inquinanti con processi più rispettosi per l'uomo e l'ambiente. E questo esempio, proprio per l'argomento pertinente, per l'argomento di oggi, tutti i processi connessi alla lavorazione dei metalli e all'estrazione dei minerali hanno delle grandissime criticità. E qui bisognerà naturalmente trovare delle soluzioni che siano molto più sostenibili. Ecco, però la realtà è sempre più complessa di quello che noi ci aspettiamo e quindi non sempre sostituire è possibile per altri problemi. Ad esempio, la sostituzione del rame con l'alluminio, che è un elemento più abbondante del rame ed è un buon conduttore come il rame, non è possibile perché la sua estrazione, la sua purificazione ha un costo energetico troppo alto.
E poi anche perché, badate bene, sostituire a volte non è possibile perché non c'è il sostituto. E questo è proprio il caso dell'elio. E allora questo ci dice che alla parola chiave sostituire dobbiamo aggiungere un'altra parola chiave molto importante, che è riciclare, che significa trasformare il rifiuto da problema a risorsa. E qui vi faccio subito un esempio, che è quello dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che sono tantissimi. Pensate che ogni europeo annualmente ne crea 15 chili. Ecco bene, questi rifiuti sono una grandissima risorsa di metalli preziosi. Ad esempio, da un solo cellulare si possono ottenere e recuperare queste quantità di oro, argento, rame e terre rare. Quindi riciclare è d'obbligo, come è d'obbligo anche riciclare in maniera sempre più efficiente il litio delle batterie, soprattutto delle batterie delle auto. Ecco, e qui adesso, se mi permettete, vi voglio fare qualche esempio, partendo da l'esempio virtuoso del Giappone. Con le 5.000 medaglie che verranno assegnate durante i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo, che verranno assegnate appunto agli atleti, sono state ottenute riciclando 6 milioni di smartphone e di altri rifiuti elettronici. Quindi è veramente un esempio virtuoso. Altri esempi, per esempio, riguardano la possibilità di ottenere vernici e pitture ecosostenibili dagli scarti alimentari. Ma dagli scarti alimentari si possono anche ottenere, per esempio, dei tessuti molto belli. E poi, naturalmente, ci sono anche degli studi che sono focalizzati, ad esempio, sulla modifica di enzimi che sono in grado di degradare il PET e quindi poi di poterlo riciclare meglio. Il PET è la plastica su cui fanno le bottiglie, che non sappiamo ormai più assolutamente dove mettere. Poi c'è un'altra parola chiave, e la parola chiave è progettare a moduli, che è una tecnica importantissima, perché con questa tecnica io posso riparare gli oggetti che si rompono. Ecco, riparare è un'altra parola che ormai è andata totalmente in disuso. Ecco, invece, in questo modo io posso sostituire i pezzi che si rompono in un oggetto con una spesa modica adeguata. Ma progettare a moduli mi permette anche, se volete, di separare i vari tipi di materiali che costituiscono un oggetto a fine vita, cosa che poi diventa fondamentale per il riciclo. E l'ultima parola chiave è fare con meno, che significa utilizzare la strategia della miniaturizzazione o del risparmio di atto, come si dice. Ecco, questa strategia in effetti è già in uso nella nostra attuale società, perché la miniaturizzazione è alla base dell'attuale sviluppo tecnologico e ci ha già dato risultati molto importanti. Ecco, vi posso fare un esempio che riguarda l'ambito informatico. Primo computer elettronico, nato nel 1946, era praticamente un mostro. Occupava una stanza di 9 metri per 20, pesava 30 tonnellate, divorava una quantità enorme di energia e lavorava a valvole. E questo era il suo handicap. I giovani oggi non sanno più neanche cosa siano le valvole. Ecco, le valvole erano l'handicap di questo computer, perché con il funzionamento praticamente esplodevano. E allora questo computer era in grado di lavorare alcune ore e poi aveva bisogno di giorni di manutenzione. E fra l'altro vi ricordo una cosa molto simpatica, che su questo mostro vegliavano delle giovani donne, una specie di vestali, che lo sorvegliavano, controllavano il suo funzionamento, e naturalmente lo aggiustavano quando si rompeva.
nostri computer sono totalmente diversi. I nostri computer sono molto più piccoli, molto più leggeri, consumano meno energia, molto più potenti e molto più robusti. Ecco, a cosa si deve ciò? Questo si deve al fatto che intanto le valvole sono state sostituite dai transistor, i circuiti integrati, ma soprattutto tutto ciò si deve al fatto che sono stati estremamente miniaturizzati i componenti che elaborano, che sono preposti all'elaborazione dei dati. E naturalmente si prevede che questo processo di miniaturizzazione ancora non sia finito e che vada avanti. Ma a questo punto faccio una domanda. Ma la miniaturizzazione, che è alla base del nostro sviluppo tecnologico, ha veramente portato a risparmio di materia, risparmio di atomi? Beh, se andiamo a considerare il campo informatico, appunto quello su cui io mi sono concentrata, e uno dice, beh, se guardiamo il singolo computer, certamente c'è stato un grande risparmio di materia. Ecco, però c'è il rovescio della medaglia. Se nel 1946 c'era un solo computer, oggi ce ne sono centinaia di milioni. E quindi nel complesso non c'è stata la dematerializzazione tanto sperata o tanto sbandierata. E questo è uno dei tanti problemi ancora aperti con i quali si deve scontrare o si scontra l'economia circolare. E questo è proprio il motivo per cui l'economia mondiale è circolare solo al 9% oggi. Ma concludo dicendo che fare con meno, però volente o nolente, riguarda tutti noi, indipendentemente dal lavoro che facciamo, perché dovremmo imparare a dire mi basta. L'attuale situazione ambientale e sociale ci dice molto chiaramente che dobbiamo cambiare rotta, che avere tutto e subito non è più possibile. La sobrietà, di cui ci ha parlato Vincenzo, ci ha parlato Alessandra, è una parola che piace a pochi, Ecco, la sobrietà invece dovrà diventare il nostro stile di vita. È un dovere che noi abbiamo nei confronti dei nostri vicini meno fortunati, dei nostri vicini più poveri. È un dovere che abbiamo nei confronti delle generazioni future. È un dovere che abbiamo nei confronti del nostro pianeta, che abbiamo messo in ginocchio con il nostro comportamento. Ecco, però io vi dico, non tutto è perduto se ci diamo da fare, perché ogni nostro contributo, per quanto piccolo possa essere, può rappresentare il nostro contributo responsabile, può rappresentare un passo verso la sostenibilità economica. È un passo proprio per evitare di sparecchiare questo meraviglioso documento che è la tavola periodica. Grazie, io ho finito. Grazie professoressa. E se qualcuno volesse intervenire può attivare in autonomia il microfono. Posso? Certo. Margherita, prima di tutto una bellissima conferenza, molto piacevole, fatta molto bene, complimenti. Grazie. Avevo solo una specie di commento per l'ultimo punto, che dici che dobbiamo moderarci, giù a tutto giusto quello che dici. Quello che secondo me sarà molto difficile fare un passo indietro, proprio con l'esempio che hai portato tu, il computer, un solo computer, tantissimi computer. C'è un piccolo problema: il solo computer ha il privilegio di pochissimi, anche fra gli scienziati. Io mi ricordo il primo computer che ho usato,
L'ho usato andando a Parigi, ce n'era uno solo e mi sembrava di fosse la fine del mondo. Hai ragione, hai ragione. Bologna non c'era neanche, Bologna non è mai stata l'ultima, capito? Ormai adesso che abbiamo dei computer, come si fa a fare un passo indietro? Mentre sono d'accordo, su mille cose, i passi indietro si devono fare. Però in questo caso è un passo indietro che è difficile far tornare indietro la conoscenza e non so se sarà possibile, capito? Quindi in modo complimenti, molto bello, mi è piaciuto molto. Grazie. Hai ragione, Marina. Cioè, in effetti ho portato proprio l'esempio del computer per dire che non è così banale. No, no. Ci sono dei problemi che sono aperti. Pensiamo solo al lockdown che abbiamo avuto nel 2020 e l'inizio di quest'anno, in cui la scuola veniva fatta a distanza. Avere un computer a casa, avere la connessione a casa, era fondamentale per i ragazzini. Molti bambini sono rimasti tagliati fuori proprio perché non avevano questa strumentazione, che era fondamentale per la loro formazione. Quindi appunto i problemi reali sono sempre più complessi di quello che uno si potrebbe aspettare. Qui probabilmente non riusciremo a operare, perché hai ragione tu, secondo me è troppo importante. Però ci sono molti altri aspetti in cui possiamo lavorare. Finché vuole. Su quello fare un passo indietro penso che sia quasi impossibile. Penso anche sia impossibile. Posso intervenire? Grazie Margherita per questa magnifica presentazione della tavola periodica. Cioè, alcune cose non le conoscevo per niente, quindi sono molto contento di averle viste. Molti altri sistemi periodici li avevo già visti. Volevo però fare un commento per tutte e tre questi tre seminari che sono stati tenuti. La variabile tempo. Cioè, il problema, se tu pensavo ai complessi del platino, alla qualcosa che è più familiare, quanti anni ci sono voluti per mettere a punto questi sistemi, quanta ricerca c'è stata e quanti anni ci sono voluti? Adesso sostituirli richiederà molti anni. Allora, c'è una variabile tempo. Quindi quando si dice ce n'è poco, cosa vuol dire ce n'è poco? Per quanti anni? E poi c'è un'altra variabile che mi sembra che sia stata soltanto accennata in queste tre conferenze, che è la crescita della popolazione mondiale. La crescita della popolazione mondiale è spaventosa. E se tu pensi che per stare ai passi coi tempi aumentano i consumi, quindi veramente i problemi che avete presentato sono di difficilissima risoluzione. Certo che possiamo sostituire, ma quanto tempo ci vorrà? Ecco, volevo soltanto fare una riflessione sulla questione tempo. Quando si dice il carbonio, poi c'è stato anche il problema della tavola periodica del carbonio da un nostro collega che a livello europeo ha fatto quel seminario che voleva mettere il carbonio a strisce, un po' quella casella del carbonio a strisce, lasciamo perdere. Quello che voglio dire è, andiamo a vedere i tempi. Ecco, perché i tempi sono importanti, perché danno un'ulteriore spinta alla ricerca scientifica e al tentativo di riciclare, di trovare processi alternativi. Non è facile trovare dei processi alternativi in maniera così semplice. Ecco, volevo soltanto fare una riflessione, intanto ti ringrazio e ringrazio Vincenzo e tutti voi che avete fatto questi tre seminari. E naturalmente l'Accademia. Posso intervenire? Sì. Beh, Margherita, a me, con la mia mentalità da geologa, non può venire in mente altro che una domanda da porti. Quei valori quantitativi che sono posti alla tavola periodica, su che cosa sono basati? Solo sulle terre emerse oppure considerano anche ciò che al momento è nascosto dalla superficie marina?
perché cambia moltissimo se stiamo calcolando sulla disponibilità di un 30% di terre oppure di un 100% di tutta la terra. Allora, rispondo subito ad Annibale e poi torno a Luigi perché il problema è più complesso. Sì, sulla terra. Per questa disponibilità è stato, difatti, è venuto proprio fuori il problema, però io potrei andare a cercarli, per esempio, nei mari profondi. Però sì, quelle disponibilità riportate in quella tavola periodica sono, possiamo chiamarle superficiali, se vuoi, insomma. Cioè, dobbiamo forse sviluppare anche un altro elemento, la robotizzazione dell'estrazione dei materiali profondi. Sì, sì. Grazie. Niente, grazie a te. Bellissima, bellissima conferenza, come d'altra parte era bellissima quella di Vincenzo. Purtroppo non ho visto quella intermedia, mi dispiace. Sì, perché è stata molto bella. Sì. Grazie Annibale. Posso rispondere a Luigi oppure se vuoi intervenire? No, prego, tu? prego Margherita. Allora, sì Luigi hai ragione, il tempo a volte ci rema un po' contro, dovremo potenziare moltissimo la ricerca scientifica, però bisogna che da qualche parte iniziamo. Non c'è niente da fare, bisogna che ci rimbocchiamo un pochino le maniche e qualcosa facciamo. Certo, i problemi, come appunto dicevo a Marina, i problemi reali sono sempre molto complessi. Cerchi di risolvere un problema, se ne aprono altri 10. Quindi, insomma, questo poi è anche il bello della ricerca, il bello della scienza. Comunque, però voglio dire. Pensare, ci vorrà troppo tempo, come facciamo? E non fare nulla, secondo me, è molto peggio che cercare di cominciare a fare dei piccoli passettini. La popolazione sta aumentando, è vero. Adesso in realtà c'è un po' una piccola flessione, sembra che la crescita mondiale stia un pochino rallentando. E sarà difficile soddisfare i bisogni di tutti, ma sarà ancora più difficile soddisfare i bisogni di tutti se chi ha troppo non decide certo. Di rinunciare un po'. A qualcosa, certo. Purtroppo bisogna fare così. E poi quello che dicevo ieri ad Alessandra, cioè discutevamo insieme ad Alessandra, insomma secondo me noi siamo i viaggiatori di prima classe. In questa astronave che è la Terra purtroppo le classi sono differenziate. Ci sono i viaggiatori di prima classe, quelli di seconda, di terza, di quarta, di quinta e così via. In questo momento sono i viaggiatori di prima classe che devono rinunciare a qualcosa a favore degli altri. Certo, non è che io ho la soluzione in tasca, capite? Ma penso che nessuno abbia la soluzione in tasca in questo momento. Però cerchiamo di fare del nostro meglio, di necessità virtù. Margherita, aggiungo soltanto questo, cioè è una variabile che bisogna tenerne conto, cioè perché se no uno ha una visione un po', dice, vede queste percentuali diverse dei colori e non si rende conto, voglio dire, in quanto tempo può calare uno, in quanto tempo può calare quello. Fra l'altro Luigi, sono colori che possono cambiare velocemente in base all'uso di cui tu ne fai. Certo. Il problema per esempio del litio, il litio si sta stando già cominciando a dire, e insomma questo può diventare arancione se non lo diventa quanto rotto. Mai certo. Bene è un'altra cosa, tu vai nelle scuole, di ai ragazzi tutti hanno lo smartphone. Lo dico con i ragazzi, però ti garantisco che i ragazzi sono quelli che ti vengono dietro di più. E riprendo un po' il discorso che è stato fatto il primo giorno, quello insieme a Marina. Io ritengo che fare formazione a scuola, partendo addirittura dalla scuola primaria, sia fondamentale. Marina giustamente diceva, insomma, magari... bisognerebbe parlare con i politici, fare dei ministeri, no, il ministero dell'Africa, diceva Vincenzo, è importantissimo. È vero, però
purtroppo i politici ci ascoltano difficilmente. Vincenzo, sono anni che si scontra con i politici. E come ha raccontato lui, sì, lo accolgono, poi appena se ne va proseguono per la loro strada. Quindi bisogna cercare di creare una generazione responsabile, perché poi diventerà il politico del futuro. È un lavoro lungo, anche questo sono perfettamente d'accordo. Però secondo me è l'unica strada, la formazione dei giovani. Scusa Ezio che ti ho... Ma guarda, grazie, io intervengo molto, molto brevemente, sinteticamente, prima per ringraziarti per questa bellissima, bellissima presentazione. Non siamo in tanti, ma noi dobbiamo sperare appunto che quando sarà messa in rete sulla nostra accademia, essa possa essere usufruita anche da tanti giovani e non solo i giovani, anche se, come hai detto giustamente tu, i giovani sono molto recettivi sotto questi punti di vista. Quindi veramente complimenti per questo bel documento destinato a rimanere non solo per noi 15-20 persone che ti abbiamo seguita direttamente. Io volevo riprendere, ecco, presentazione, vedi che per riprendere una battuta prima della presentazione, no? Dove si diceva, ma una presentazione che ha delle bellissime immagini, figure e così via, non sono solo belle immagini e figure, dove peraltro non è facile ricostruire anche belle immagini che hanno sempre grandissimo significato, ma una presentazione anche di denso contenuto, proprio assolutamente di denso contenuto. Detto questo, io volevo riprendere un istante brevissimo quanto Gino Busetto prima diceva. Anch'io, vedi, il discorso del tempo è molto importante per non creare delle false illusioni proprio nella società. Legandomi al discorso diciamo tempo, no? Mi viene da pensare proprio al termine transizione, no? Che dice quanto potrà durare questa transizione, è un anno, 2 anni, 3 anni, che cosa? Quindi se vogliamo seguire un approccio pragmatico, no? Realistico, onesto anche intellettualmente, il discorso tempo è veramente molto molto importante, a partire da questo termine transizione ecologica, transizione energetica, no? Lo stesso ciclo, titolo a queste tre conferenze, ha come parola chiave transizione. Sarà molto importante rendersi un po' conto, no? Di quanto possa essere in termini realistici questa transizione, perché non vorrei che l'uomo della strada, così qualsiasi, pensasse ma c'è qualcuno che si oppone a questo modello, no? Di cambiamento proprio, di produzione, il paradigma proprio che stiamo seguendo semplicemente perché ci sono solo lobby e così via. È anche un discorso proprio pragmatico, di transitorio, per poter passare da un modello di sviluppo ad un altro. Quindi il discorso tempo ci dovremmo veramente ragionare sopra con un approccio molto pragmatico e razionale. Quindi questa transizione, questo transitorio, quanto potrà durare? Solo questo, ma del resto molti complimenti. Grazie. Sì, la transizione è la parola chiave, ovviamente. Transizione che può durare 10 anni, 20 anni, 30, dipende dall'aspetto che tu stai curando, eh? Dipende moltissimo anche da quello. Però sì, sono tutti problemi importantissimi e devo dire che siccome sono abbastanza anche complessi, non sempre è facile parlarne col cittadino comune. D'altra parte, come dici anche tu, finché non si comincia non si potrà mai stabilirlo. Esatto. Esatto. Di nuovo grazie e saluti a tutti. Grazie mille Annibale. Grazie Annibale, ciao. Ciao Annibale. Arrivederci, auguri. Grazie altrettanto. Ciao a tutti, arrivederci. Arrivederci. Ciao Luigi. Ciao a tutti, ciao. Grazie. Ciao. Ciao Margherita, arrivederci. Ciao, grazie a tutti. Ciao a tutti. Non ciao, ci sono Margherita. Altre domande? Ciao. Io vi saluto. Vi saluto. Ciao. Grazie ancora. Grazie Margherita. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.